Cioè, amiche e cioè, amici, vuoi essere amato, non devi essere bisognoso. Torno ancora su questo argomento perché è fondamentale. Nel momento in cui noi siamo bisognosi, deleghiamo. Da un lato deleghiamo ad un altro o ad un'altra la nostra felicità o la nostra infelicità. Perché se ci corrisponde siamo felici, almeno per un po', ma se non ci corrisponde siamo infelici. Punto primo. Punto secondo, offriamo una polpetta avvelenata alla nostra parte emotiva che cercherà di fare di tutto per metterci i bastoni tra le ruote e far sì che l'altra persona non ci ami. Sbaglieremo tutto dall'inizio alla fine. Proprio perché nel momento in cui io a livello logico mi impegno a volere una cosa, è come se passassi il messaggio alla mia parte emotiva: guarda che se mi fai fallire lì su quel tema, ti becchi proprio un surplus di emozioni. Per cui l'essere bisognoso è veramente la cosa peggiore per viversi le relazioni sentimentali, per essere amati. Non lo sarai mai. In amore, chi è affamato muore di fame, non viene sfamato, muore di fame. Per cui il modo migliore per essere amati e imparare a non essere bisognosi, il che non significa che non desiderare di essere amati. Il desiderio è positivo perché il desiderio è un sogno, ma se davanti a quel sogno ci metto la B e faccio diventare il sogno un bisogno, allora perdo per sempre la possibilità di essere amato. E come fare a non trasformare il sogno in bisogno? Bisogna imparare l'arte del distacco del risultato. Cosa vuol dire imparare l'arte del distacco del risultato? Vuol dire imparare ad autosomministrarsi emozioni, perché la nostra parte emotiva non capisce altro che questo. Dobbiamo imparare ad autosomministrarci emozioni. Se non impariamo questo, questa è la base dell'autostima, è la base della capacità di vivere bene. È la base della capacità di essere felici. Questa è la vera essenza, la vera radice della felicità. Tutto il resto sono parole inutili, tutto il resto non conta. E per fare questo dobbiamo interagire, interloquire con la nostra parte emotiva, capire quali sono le sue dinamiche, iniziare a dare delle emozioni, cambiare stile di vita, fare delle cose, esercitare la scelta dell'imbarazzo, non avere l'imbarazzo della scelta, mettersi deliberatamente in situazioni emotivamente coinvolgenti, anche andando un po' contro la nostra parte logica, però dobbiamo soddisfarla questa parte emotiva che vive dentro di noi e che governa la nostra, come dire, capacità governa l'innamoramento, governa tutto. Non dobbiamo mettercela contro. Nel momento in cui ci mettiamo contro, facciamo un clamoroso errore. Bene, spero che di aver dato di nuovo un imprinting su questo. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di farmi una domanda postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!